contento di potermi collegare con voi, anche se si tratta di una forma ben diversa da quella consueta. Io ho partecipato varie volte agli incontri a Pordenone Legge e naturalmente uno degli aspetti più interessanti e belli era quello proprio dell'incontro, della vicinanza, ma anche così, nonostante tutti i problemi, nonostante la pandemia, è possibile creare un contatto, è possibile in qualche modo condividere un'esperienza che per gli insegnanti e i ragazzi che sono collegati o si collegheranno sarà soprattutto quella del centenario del 2021, 700° anno dalla morte di Dante. In realtà siamo già entrati nelle celebrazioni perché appunto sostanzialmente già con i primi di settembre, in particolare il 5 a Ravenna, alla presenza del Capo dello Stato, sono stati inaugurati tutti gli eventi che ci condurranno fino al 13-14 settembre del 2021, quando appunto avrà davvero il 700° anniversario dalla morte di Dante, che come tutti ricorderete è poi rimasto a Ravenna e tuttora le sue spoglie sono conservate lì. Ma durante tutto l'anno ci saranno tanti eventi, in particolare già quest'anno, ma si spera in presenza il prossimo, il 25 di marzo, data pressoché sicura dell'inizio del viaggio ultraterreno, anche se spesso nei manuali si legge 8 aprile, ma in realtà è molto più probabile che l'inizio del viaggio di Dante sia il 25 di marzo, dicevo, è ormai il Dante Dì, cioè la giornata che ogni anno ricorderà Dante a tutta Italia e al mondo, perché Dante è un autore che è noto e seguito in tutto il mondo. Questo è già un dato importante. Dopo 700 anni, addirittura se ci portiamo alla data di nascita, 750 e passa anni, è difficilissimo avere degli autori, delle opere, addirittura dei monumenti che siano così ricordati come Dante e la sua Divina Commedia. È opportuno, secondo me, continuare a chiamarla così, perché commedia o commedia non era probabilmente il titolo che Dante voleva dare. Divina Commedia è un titolo dato dalla tradizione, ma è molto più probabilmente adatto anziché solo commedia. Dicevo, perché ci interessa allora così tanto quest'opera? Perché abbiamo un'occasione per leggerla, rileggerla, affrontarla in modo nuovo, eccetera? Perché Dante nella sua opera tocca alcuni grandi temi antropologici, possiamo dire, validi per sempre: i comportamenti umani in determinate condizioni, di fronte all'amore, di fronte al tradimento, di fronte invece alla possibilità di salvarsi grazie a un pentimento. Ecco, questi aspetti sono transculturali. Noi li possiamo vedere in forme diverse, ma in tantissime culture, e Dante quindi non è soltanto un grande poeta cristiano, che è vero e indiscutibile, ma è un poeta cristiano, fra virgolette, antropologo, cioè un poeta che indaga qual è la natura umana. E questo, diciamo, ci continua a interessare. Cioè noi abbiamo nella sua opera degli esempi di umanità che possiamo considerare validi tuttora, dei modi di comportamento che anche adesso possono essere in qualche modo esibiti, replicati. E questo annulla un po' la distanza storica, non perché non ci siano differenze nel merito, in come giudicare certi comportamenti, eccetera, ma appunto invece resta questa attualità, questa vicinanza riguardo ai fondamenti, se vogliamo, biologici e antropologici di queste realtà. Facciamo un esempio famosissimo. Al quinto canto dell'Inferno troviamo Francesca. E già è una novità incredibile rispetto ai modelli che Dante aveva.
Dante fin dall'inizio dice di seguire Virgilio, Virgilio è materialmente la sua guida, dice di volere imitare addirittura la Eneide, e in qualche modo lo fa, nei primi canti segue molto da vicino l'Eneide, ma nel quinto introduce Francesca da Polenta o Francesca da Rimini, ovvero una donna non famosissima, pressoché contemporanea, perché per quello che sappiamo è morta intorno al 1283-84, anno più, anno meno, quindi più o meno siamo nell'anno del viaggio di Dante, che è il 1300, e questa eroina parla come una grande eroina antica, come se fosse Didone, come se fosse una eroina dei romanzi cavallereschi. Lei se stessa si confronta con Ginevra. Quindi questa novità è fortissima per il lettore dell'epoca, e forse noi la cogliamo un po' meno ora, ma è come mettere appunto al centro di un grande poema sull'aldilà non i grandissimi eroi, non la cultura antica, ma quella contemporanea, quella diciamo del romanzo, quella che adesso noi metteremmo tranquillamente dentro un'opera narrativa. E infatti, non a caso, Francesca è stata, a torto o a ragione, confrontata con Madame Bovary. Perché? Perché anche Francesca si innamora attraverso il modello di qualcun altro. Il suo amore per Paolo è imitato, fra virgolette, rispetto a quello famosissimo di Ginevra e di Lancillotto, cioè il più forte fra i paladini di Re Artù e una regina appunto sposata legittimamente col re. Quindi un adulterio assolutamente gravissimo che non doveva essere replicato e che invece funziona in qualche modo da modello anche per due personaggi importanti di famiglie nobili, ma molto meno significativi e addirittura per niente significativi prima di Dante nella Italia di fine 200. Allora, qui ci accorgiamo di questa grandissima novità. Dante noi lo possiamo leggere in tanti modi, ma è sicuramente anche un romanziere moderno. Qualcuno che vuole certo mettere in rilievo un al di là come lui lo concepisce, un al di là come dovrebbe essere secondo i fondamenti della religione cristiana, secondo i fondamenti della cultura di Dante, aristotelici per esempio, con tutte le varie interpretazioni di Aristotele che c'erano state fra gli arabi e poi fra i cristiani fino ad Alberto Magno e San Tommaso. Questi testi sono un bagaglio culturale di Dante, Dante li ha usati nel suo convivio, che poi però ha lasciato perdere, ha lasciato stare proprio per seguire questa impresa della Divina Commedia, o addirittura forse per riprenderla, perché non è del tutto infondato. Io stesso ho avuto modo di ricordarlo nel mio libro che è appena uscito su Dante, il fatto che probabilmente i primi canti Dante li abbia potuti scrivere prima dell'esilio a Firenze, quindi proprio intorno al 1300, solo che non erano sette, come di solito si dice a partire da Boccaccio, ma probabilmente i primi quattro. Se si concepisce così l'opera di Dante, forse è vero che appunto lui ha cominciato a scrivere i primi quattro canti, che sono diversissimi dai successivi, a Firenze, e poi ha proseguito intorno al 1307. A quel punto però di sicuro ha abbandonato il convivio, ed era un'opera grandiosa anche quella, sarebbe stata un'opera di grandi dimensioni, di 15 trattati, un'opera che poteva dare la fama a Dante come grande erudito che scriveva in volgare, oltretutto, e non in latino. E invece no, invece ha deciso a un certo punto di cominciare, o forse di riprendere, il suo poema proprio magari da Francesca, proprio da questo personaggio. Perché? Perché per lui poi era diventato più importante raccontare la storia di tutti. Ed è questo che ci interessa. Nel suo poema ci sono storie di tantissimi personaggi, alcuni dei quali non lasciano traccia se non attraverso il suo poema, e lui riesce a renderli degli eroi grandiosi. Ma addirittura molto spesso si inventa le loro storie.
Questo spesso non viene detto nei manuali o non ci viene ricordato, si punta piuttosto sull'allegoria, come se Dante volesse scrivere qualcosa che poi comunque doveva essere interpretato a un secondo livello. Questa idea, che è fondata per esempio sull'epistola a Cangrande, naturalmente ha fatto scuola, ha seguito tanti interpreti, molti l'hanno replicata anche di recente, ma probabilmente è non corretta. Addirittura l'epistola a Cangrande molto probabilmente è un testo falso, non è di Dante interamente o quasi interamente. Ma di sicuro non è di Dante l'idea che quello che sta dicendo deve essere per forza interpretato a un altro livello. Non è questo che gli interessa. All'inizio, forse, quando parla di selva oscura, certo si deve capire che è il peccato, le tre fiere sono dei tipi di peccati che si oppongono alla salvezza, poi c'è il monte, c'è la diserta piaggia, ci sono tante cose allegoriche. Ma già Virgilio, per esempio, non è allegorico, è proprio Virgilio poeta che viene in aiuto. E andando avanti, Francesca non è l'allegoria della lussuria. Ecco lei che in qualche modo ha seguito l'amore, perché l'amore, una volta che si instaura, non può non essere seguito. Amor, canullo, amato, amar, perdona, vuol dire, con questa frase un po' difficile ma che ci attira tuttora, che se l'amore appunto è così forte verso una persona, non permette di non essere ricambiato, quindi non è possibile che chi è amato non riami a sua volta. E questo porta però anche all'adulterio, porta anche a dei rischi enormi. E tuttavia Dante crea questi due personaggi che continueranno in eterno a stare assieme dopo forse essere stati uccisi contemporaneamente dal marito di lei e fratello di lui. Questi sono grandi eroi moderni, ma Dante non sapeva niente in realtà di questa storia, la inventa. Poteva avere delle notizie vaghe, poteva avere dei resoconti. Quello che gli interessa è creare dei personaggi che in qualche modo ci riguardano. Chi è amato rischia moltissimo se non riama, perché non segue la forza d'amore, ma se riama poi può andare contro tantissime regole e leggi. Questo dell'amore folle è poi un tema che arriverà fino al presente, fino a tante storie attuali. Ma pensiamo per esempio a un personaggio come Ugolino. Ugolino della Gherardesca, come tutti ricordate, ricorda, siamo proprio nel punto ormai più basso dell'inferno, siamo fra i traditori, quello che gli è avvenuto. E quando comincia a parlare, parla come se fosse un grande personaggio tragico, pur essendo il fondo dell'inferno. Ecco che il comico e il tragico per Dante contano fino a un certo punto. Questo personaggio è un personaggio che dovrebbe essere il massimo dell'abiezione e invece è un personaggio tragico a suo modo, che parla come quelli virgiliani, che ha una forza d'animo immensa e chiede addirittura a Dante di piangere con lui, se non piangi di che pianger suoli. Cioè il dramma di Ugolino è tale per cui va oltre la sua colpa. La colpa ci sarà senz'altro, nessuno la può discutere nell'inferno, ma di fronte a quello che gli è accaduto si deve piangere. Ecco, questa è la grandezza di Dante. E però se l'inventa, questo è un punto che spesso dimentichiamo. Lui non sa niente di come è morto davvero Ugolino, certo sarà stato imprigionato e forse fatto morire di fame, ma poi lui parla e costruisce una trama tale per cui questo personaggio discusso, forse anche in qualche modo traditore, altrimenti non sarebbe dov'è, di Pisa e poi appunto fatto morire, muore assieme due figli e due nipoti, che però a un certo punto cosa gli dicono? Dicono: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Cioè questi figli e nipoti dicono al padre: guarda, vediamo che tu ti mordi le mani, probabilmente per la fame, allora cibati delle nostre carni. Questa è una cosa incredibile, quando mai potremmo pensare che si dica una cosa del genere senza che si voglia che il lettore in qualche modo sia coinvolto
che in qualche modo si domandi perché viene fatta questa proposta assurda. È perché Dante è un grande narratore e quindi vuole instillare nel lettore l'idea di quello che può essere successo dopo. E non glielo dice, non glielo dice apertamente, perché dopo muoiono i figli e i nipoti, alla fine è stremato anche Ugolino e c'è il famosissimo verso: poscia più che il dolore poté il digiuno. Dove il lettore non sa esattamente cosa è successo, ma capisce che Dante vuole far intuire che Ugolino si è cibato della carne dei figli e dei nipoti. E perché? Perché questa è la cosa più terribile che può capitare a un essere umano, tornare a essere bruto. Dante ha un timore enorme della perdita della ragione e del tornare a essere animali, perché sa che può avvenire. Evidentemente aveva visto l'abbrutimento. Ecco, qui suggerisce questo, che la malvagità degli uomini ha costretto un uomo, anche colpevole per carità, ma uomo, a tornare a essere una bestia che si nutre di carne umana. E questa è la cosa più terribile che avviene nella sua contemporaneità, ma qualcosa del genere lui lo sapeva, era successo anche nel mondo antico, tant'è vero che molti canti dopo, nel Purgatorio, e cosa c'entra? Ci dirà, ci ricorderà che appunto ci sono stati casi, per esempio, di una donna che in preda alla fame diede becco a Gerusalemme assediata dai romani nella carne della figlia. Ecco il modello. Quella era la cosa più terribile dell'antichità. Dante ne fa una uguale inventandola nella modernità. Allora, come cominciamo a capire, Dante ci riserva tante sorprese se lo guardiamo con occhio, diciamo, attento anche al presente. E questo in qualche modo ci spinge a operare per questo centenario nelle classi, nelle scuole, in modo da fare una lettura creativa. Prima di tutto conoscendo la grandezza della sua opera, magari anche non solo la Divina Commedia, se è possibile, la Vita Nova, è già una storia d'amore intensissimo e terribile per certi aspetti, ma poi grandioso. Ma Dante poi è andato incontro anche a degli amori distruttivi. Se qualcuno di voi leggerà Così nel mio parlare voglio essere aspro, una delle cosiddette rime petrose, capirà che Dante è andato incontro a un amore che, non essendo ricambiato, essendo con una donna durissima, addirittura di pietra, dice lui, l'ha spinto a delle cose orrende che in qualche modo adesso noi considereremo tipiche di amori terribili, distruttivi e autodistruttivi. Ecco, tutto questo è Dante. Ma anche se ci limitiamo al suo poema, noi possiamo di sicuro cogliere questa forza, intanto appunto raccontando com'è tutta questa grandiosa opera in 100 canti. Spesso si dice, vabbè, cominciamo qui col primo canto, Dante che si perde nella selva oscura, eccetera. Queste cose le sappiamo tutti e ci fermiamo lì, andiamo poco oltre. E invece no, raccontiamo com'è tutto l'inferno, questo cono grandioso e terribile, si scende sempre più verso il basso, eccetera. Ma raccontiamo poi com'è il purgatorio, che Dante si inventa, non c'era un purgatorio fatto così prima di Dante, e in cima c'è il paradiso terrestre. Anche su questo c'erano tante discussioni, molti pensavano che il paradiso terrestre fosse orientato nella parte dove nasce il sole, appunto nell'estremo oriente, invece lui lo mette in mezzo all'oceano, sopra questa montagna purgatoriale, e lì c'è la perfezione umana. E poi c'è questo tentativo grandioso di organizzare tutti i mondi ultraterreni, e questo forse è lo sforzo più ampio, anche se per noi risulta il più difficile, perché Dante lì non aveva più strumenti materiali, si doveva inventare questi mondi, e addirittura a un certo punto si immagina l'Empireo come un mondo fatto della cosiddetta luce della gloria, il lumen gloriae, che deriva direttamente da Dio, ma che non è ovviamente la luce normale quotidiana. Ecco, questo è molto importante. Dante, alla fine del Paradiso, sostanzialmente dal canto 23esimo in poi, non ha più nessuno strumento terreno e si inventa un al di là,
basandosi sulle sue conoscenze scientifiche e teologiche, ma di fatto facendo quello che in qualche misura fanno sempre e comunque anche gli scienziati attuali. Mi è capitato a volte di discutere con grandissimi scienziati, Vittorio Vallese, neurobiologo, Carlo Rovelli, fisico teorico, Edoardo Boncinelli, biologo, e tutti hanno di fronte a Dante l'impressione di vedere e colloquiare con qualcuno che, insomma, ha delle idee come le loro, si inventa dei mondi per spiegare le cose che sa. E questo è interessantissimo. È molto importante capire che la creatività di Dante non è radicalmente diversa da quella di uno scienziato. Ma nello stesso tempo noi dobbiamo capire che ci sono tantissimi modi di intendere Dante anche nella contemporaneità. E celebrare bene il centenario vuol dire questo, vuol dire non sentire lontano Dante, sentirlo parte del nostro presente, riflettere anche solo su alcuni aspetti di come può essere appunto la sua realtà rispetto alla nostra, ma poi anche riflettere sulla nostra realtà rispetto alla sua. Io qui provo a condividere immagini che ho ricavato anche da internet. Vedete, qui per esempio c'è un'immagine che ci ricorda subito Ugolino, una donna che azzanna un pallone. Ovviamente è un'immagine che ci fa vedere un Ugolino nel presente, ma anche degradato. Questo è molto interessante. Questa immagine viene da uno degli spettacoli più belli dedicati alla Divina Commedia, l'Inferno di Romeo Castellucci e della Societas Raffaello Sanzio, che si è tenuto come spettacolo ad Avignone nel 2008. Trovate anche in internet delle immagini, delle sequenze. Ebbene, però ci fa vedere tutta la differenza rispetto a Ugolino. Ugolino rode il teschio del suo nemico Ruggeri, così come ce lo rappresenta Dorè, per esempio, vedete, in una posa degna di Michelangelo, e invece adesso noi possiamo pensare che la nostra realtà fatta di plastica, fatta di palloni che in qualche modo rappresentano il teschio da azzannare, non sia altro che qualcosa di grottesco di fronte a questa grandiosità del passato. Noi facciamo questi confronti, però, come dire, in qualche modo facendo i confronti capiamo le forme di attualità. Se adesso dovessimo azzannare qualche cosa per la rabbia o addirittura appunto per una vendetta, sarebbe un po' come questo mordere il pallone rispetto alla tragicità degli antichi. Perché? Perché ormai di drammi ne vediamo continuamente, perché ormai di situazioni terribili così purtroppo siamo pieni con immagini che ci arrivano da mezzo mondo, e quindi consideriamo queste cose come appunto una cosa banale, un pallone di plastica, niente di più di questo. E questo è molto importante. Queste immagini ci fanno capire come quella forza antropologica di cui ho parlato all'inizio resti, ma cambi rispetto a noi. E cambia perché cambiano i nostri parametri. Se adesso i ragazzi in particolare vanno a vedere quello che c'è nei social e come si riflette sui social, cosa ci dicono i social della realtà, ci si accorge che naturalmente c'è un filtro continuo rispetto alla realtà più forte. Noi siamo portati in qualche modo a filtrare quello che è la vera condizione umana da tutto quello che ci viene detto. E quello che ci viene detto spesso è anche fake news. In questi giorni su Netflix circola appunto un film dedicato proprio a questo The Social Dilemma, questo dilemma del social, essere nei social e quindi confrontarsi con gli altri, oppure restarne fuori per evitare di entrare in un circuito di informazioni sbagliate, fake news, addirittura spesso insulti, vendette, eccetera. Ecco, la nostra realtà è questa. Dante di oggi
dovrebbe parlare dell'inferno che si crea con i social, oppure anche del purgatorio, del paradiso, perché a volte i social possono invece condividere anche cose belle o salvare cose del presente. Però tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che noi abbiamo un rapporto con la realtà mediato rispetto a quello che poteva avere Dante. Eppure Dante in qualche modo ci dice cose su come interpretare i comportamenti degli uomini. Questo è il punto fondamentale. E qui possiamo ricordare un altro personaggio noto a tutti, cioè Ulisse. Dante inventa anche in questo caso. Anche in questo caso non era scontato che Ulisse andasse a morire mentre viaggiava, non si sa nemmeno verso dove. Il lettore del 300 non sapeva dove stava andando Ulisse e cosa vede in lontananza, non lo sa. Noi lo capiamo perché dopo ce lo dice Dante, ma nel primo canto del Purgatorio. Arriva in prossimità della montagna, appunto del Purgatorio e dell'Eden. Ma il lettore dell'epoca, alla fine del canto 26esimo, non sapeva niente. Dove era arrivato Ulisse? In un posto strano. Ma che cosa andava a fare? Che cosa succede? Perché arriva questo turbine? Non è spiegato. Ci viene fatto capire poco dopo. Chi è andato in mezzo all'oceano per il desiderio di sapere, che è quello di ogni grande essere umano, corre dei rischi se non segue la volontà di Dio. Ma questo noi lo capiamo dopo. Intanto noi sappiamo che Ulisse ha compiuto un'impresa grandiosa. E chi l'ha inventata? Dante. Dante non sapeva ovviamente dell'Odissea, non sapeva di tante storie legate a Ulisse, ma sapeva che era morto in maniera strana. Ecco, lui si inventa questa morte grandiosa. E a quel punto ci consegna un personaggio eterno che arriva fino a noi. Anche adesso c'è una bella mostra in corso a Forlì su Ulisse, ma Ulisse è stato riprodotto e ritrascritto infinite volte, anche ovviamente da Joyce, anche da grandi autori, anche da complessi appunto diciamo recenti. Ci sono appunto tantissimi Ulisse nella nostra storia, ma dopo Omero e in qualche modo in maniera fondativa c'è Dante. Dante che ci dice, beh, l'essere umano è così e io lo rappresento in Ulisse e questa sua volontà di sapere è bella, è forte, è importante, ma è destinata a qualcosa di drammatico se non è guidata adeguatamente dalla vera fede o dai principi morali. Ecco, tutto questo adesso noi lo potremmo contestare. Se ci fossero troppi vincoli, la scienza non andrebbe avanti. Anche adesso siamo qui a sperare che la scienza ci consegni un vaccino rispetto al Covid che ha turbato profondamente le nostre esistenze. Quindi noi chiediamo che vengano fatte sperimentazioni, eccetera. Poi uno può avere chiaramente le sue opinioni, ma non neghiamo che solo attraverso un vaccino noi potremo in qualche modo superare questa grave crisi. E Dante ci dice che insomma, bisogna fare attenzione, ci sono dei limiti in tutto questo e in tanti altri casi è giusto che vengano rispettati. Però intanto il problema è sempre lo stesso. Dove va l'essere umano se cerca? Dove si dirige l'essere umano se in qualche modo segue la sua natura profonda, che è quella di cercare sempre di più? Ecco, questo è un altro dei temi che nelle riflessioni che potrete fare in vista del centenario, magari preparando dei percorsi didattici, io segnalo a tutti gli insegnanti, in questo caso che l'Associazione degli Italianisti con il suo gruppo Dante ha proposto delle sperimentazioni a tutte le scuole d'Italia, le potete vedere e tutti voi potete visitare il sito Dante Noi, dove trovate moltissimi materiali anche ad uso didattico e comunque in vista del Dante D del 2021. Ma al di là di quello che vorrete fare, di quello che sarà possibile fare, questo è il punto. Affrontare Dante vuol dire entrare in un'interpretazione della vita, non soltanto in un'opera letteraria. Vuol dire capire quali sono i fondamenti dei comportamenti umani attraverso dei personaggi che ce li indicano in pochi versi. Bastano pochi versi, poche terzine, e noi
entriamo in contatto con questi grandi personaggi. Poi noi possiamo sovrapporre tutto quello che vogliamo, e qui vi faccio vedere un'altra immagine simpatica che appunto ho trovato sempre in internet. In questo caso si tratta, come potete vedere, di una litografia, un'immagine diciamo elaborata di un grande artista inglese, Tom Phillips, che appunto ha commentato con immagini tutto l'inferno. Questo è il canto dei giganti, quindi siamo legati a questi personaggi enormi, ma cosa ha fatto Tom Phillips? Ha preso il gigante per eccellenza della nostra realtà, cioè King Kong, l'ha posizionato su una città che naturalmente è una delle città verticali attuali, New York, ma potrebbe essere qualunque altra città piena di grattacieli, e sotto però, genialmente, ha messo una città con le sue torri medievali, cioè una delle tante città, questa sarebbe in particolare San Miniato o San Geminiano, una di queste, appunto, che in qualche modo è piena di torri sottilissime, ed è una città fatta di torri, adesso ne vediamo poche, ma all'epoca ce n'erano tantissime, come a Bologna, le famose due torri, ecco, immaginatevene tante nelle città di Dante. Ecco, questa immagine è molto interessante. Il nostro presente è King Kong. Noi, se pensiamo a un mostro gigantesco, pensiamo a un personaggio di questo tipo. Se però questo incide sul nostro presente, sulle nostre città, beh, incide anche sul passato, cioè ci riporta come si viveva la paura nell'epoca di Dante, nel 300. Il mostro sarà stato tutt'altro, basta vedere quali tipi di mostri, sono tantissimi, vengono illustrati nelle miniature, nei mosaici medievali. Ma quello che ci vuol dire questa immagine è che noi abbiamo una paura, la paura del mostruoso, la paura dello sproporzionato, del gigantesco, di quello che ci può distruggere, e questa noi adesso la possiamo benissimo prendere con un'immagine pop come quella di King Kong. Non cambia niente se anche ci mettessimo un altro mostro antico o se pensassimo a un mostro creato appositamente, come sono infiniti nei tanti film di horror o simili, ecco, sempre ci sarebbe questa nostra paura di fondo. E quindi noi siamo legati in qualche modo al 300. Noi siamo legati alla nostra antropologia, noi siamo legati alle grotte di Lascaux, a quello che hanno fatto gli uomini preistorici, eccetera. Magari non ce ne accorgiamo, ma è così. Cioè, nella nostra biologia, nella nostra realtà, rimane tantissimo di quello che è stato il passato di tutti. E Dante in qualche modo ci aiuta a comprenderlo. Noi non sappiamo perché, diciamo, ha messo all'inferno certi personaggi, ha salvato altri personaggi, eccetera. Ma quello che sappiamo è che, in qualche misura, tutto quello che Dante ci dice riguarda ancora noi. E questi personaggi, quindi, possiamo confrontarli davvero con il nostro presente. Poi, certo, dobbiamo capire tante cose di Dante, perché scrive in un certo modo, quali sono i suoi valori. Questo è necessario. Ma senza negare che tutto questo ci riguardi in qualche modo. Il centenario può essere celebrato bene se in qualche modo seguiamo queste piste. Ecco, io mi avvio già a concludere, perché il tempo per questo incontro è di 40 minuti e vedo che ne sono già passati 35. Ora rispondo a qualche domanda, se c'è, e aggiungo qualche altro aspetto. Vedo che ci può essere un qualche problema di audio, spero non per tutti, ma appunto devo in qualche modo verificare forse l'audio. No, l'audio funziona, penso che sia un problema della signora, ho provato a scriverle, ora vediamo se riesce a risolvere. Ecco, va bene, allora, perché infatti non vedevo nessun segnale negativo, infatti funziona non ci siano questi problemi. Se non ci sono allora domande, uso questi ultimi minuti, ma potete farmi in chat se volete, o anche inviarmele successivamente via mail, eccetera,
Uso questi ultimi minuti per dare qualche ulteriore ultima indicazione. Ecco, molto spesso si è fermi a interpretazioni di Dante che in qualche modo sono legate al passato, l'abbiamo detto prima, perché per esempio spesso si trova nei manuali che l'inizio del viaggio sarebbe l'8 aprile, perché quello sarebbe il giorno della passione di Cristo, il venerdì santo del 1300, siccome sembra che il viaggio avvenga in quella data, allora ultimamente si è pensato che sia questa la data dell'inizio, 8 aprile, e poi i giorni successivi, le varie tappe. Ma in realtà Dante non avrebbe mai concepito un inizio così strano come quello della Pasqua mobile, perché tutti noi sappiamo che a distanza di un anno o due non ci si ricorda quando è avvenuta la Pasqua, per esempio se vi chiedessi quando è stata la Pasqua del 2016, credo che nessuno di voi se lo ricorderebbe. Ecco, invece per lui fiorentino il 25 marzo è l'inizio dell'anno, perché secondo i canoni dell'epoca l'anno a Firenze cominciava dall'incarnazione di Cristo, appunto il 25 marzo, quindi è il primo anno, il primo giorno del 1300, ma in più è anche la data assoluta della crocifissione, cioè secondo una tradizione antica Cristo sarebbe stato crocifisso il 25 marzo. L'incarnazione e la crocifissione avvengono lo stesso giorno. Quindi per Dante è un giorno assolutamente simbolico ed è il giorno in cui lui entra nel 35esimo anno di vita, nel mezzo della sua vita, secondo i canoni dell'epoca che fissavano a 70 anni la vita di un uomo. Ecco perché il Dante D è fissato al 25 marzo, ci sono poi delle prove interne molto forti che sia questa la data giusta, ed è una data fortissima, perché Dante in quel momento entra effettivamente in un momento in cui ripensa alla sua vita, quindi c'è un vero ripensamento, Dante è davvero un uomo in crisi in quel momento, probabilmente pensa che da 10 anni è morta Beatrice e lui non ha mai terminato la lode che gli aveva promesso alla fine della vita nuova, quindi c'è anche il desiderio di omaggiare Beatrice e lo fa nel secondo canto dell'Inferno. Probabilmente stanno per arrivare Papa Bonifacio VIII e i sostenitori dei Guelfi Neri che nel 1301, nel novembre di quell'anno, come sapete, prendono il potere, cacciano i bianchi, Dante probabilmente non rientra nemmeno più a Firenze e forse lascia lì i primi canti incominciati, e quindi per esempio se la prende nel canto terzo con colui che fece per viltà del gran rifiuto, che è sicuramente Celestino V, che aveva dato il trono e il potere papale a Bonifacio VIII, che si stava rivelando il nemico dei Guelfi Bianchi. Ecco, Dante scrive, e questa è l'ultima cosa che vi riesco a dire, ma tante altre se ne potrebbero aggiungere e vi invito a farlo con i vostri ragazzi, voi studenti, con i vostri professori, dicevo, Dante scrive in un momento storico probabilmente molto, molto preciso. Proprio mentre lui è a una svolta della sua vita nel 1300, proprio mentre stanno avvenendo fatti che lo segneranno poi per sempre con l'esilio, proprio mentre ricorda Beatrice che da 10 anni non ha più onorato come doveva, e questo è l'inizio. Ma poi, e questa è l'ultima immagine che vi lascio, dal quinto canto dell'Inferno non c'è più soltanto questa grande allegoria, questa serie di immagini che seguono l'Eneide, quasi un'Eneide cristianizzata, ma c'è il presente, c'è la storia davvero vissuta da Dante o che Dante vuole rivivere. Francesca è un'eroina dei nostri giorni e in questo senso noi possiamo leggere la Divina Commedia anche come una grande opera vicina a noi, non soltanto di 700 e passa anni fa, ma che coglie gli aspetti che riguardano anche tutti noi. Ecco, io credo di avere terminato il mio tempo e quindi ovviamente per il momento vi saluto. Se ci sono domande, eccetera, ovviamente sono a disposizione. Grazie mille. Allora, se non ci sono domande, terminiamo. Grazie a tutti, grazie al professor Casadei. E, sì, vedo che qualcuno scrive grazie.
e grazie ai ragazzi che ci hanno seguito soprattutto, e vi saluto. Grazie a tutti voi, grazie. Allora.